Notizie di Albanese? Notizie di Fabiana della Valle? No, credo che dovremmo andare alla redazione di chi l'ha visto per chiedere notizie di Albanese e di Fabiana della Valle. I due corrispondenti della Gazzetta dello Sporco a Torino. Ma gli arabi non avevano chiesto di parlare con Allegri? Ma gli arabi non avevano offerto 60 milioni in tre anni per Allegri più 10 alla firma? Ma Allegri l'ha data la risposta? Ma Monte Carlo si è incontrato con gli sceicchi? Dove sono? Dove sono? Quante stronzate. Ma non si mettono vergogna, ma non hanno pudore, non hanno schifo di se stessi nel prendere per culo la gente in questo modo. Ma non si accorgono del fallimento professionale, prima ancora che intellettuale di cui sono protagonisti, non si accorgono di questo. Io vorrei sempre ammettere il mio errore nel non aver mai creduto questa notizia e venire qua e dire ai miei follower, guardate mi ero sbagliato, la gazzetta dello sporco aveva visto bene, aveva avuto la notizia che gli arabi volevano allegri. Purtroppo al momento queste, queste scuse non ve le posso fare, non ve le posso fare perché come ben potete capire più passano i giorni, più la posizione di allegri non si smuove. E più la Juventus non viene indicata come la favorita per lo scudetto. Eh D'altra parte su questo non possiamo non essere d'accordo con gli esperti, con i calciofili, con i teorici del calcio. Naturalmente vorremmo che il campo ci smentisse e che la Juventus porti a casa lo scudetto, per il quale in questo momento... Non è in corsa, ma non è in corsa non perché non ha la squadra, la squadra ce l'ha, ce l'avrà, avrà una rosa competitiva per lo scudetto. Ma fino a quando ci sarà quell'essere sulla panchina, la Juventus non può essere considerata una squadra da scudetto. Ma questa volta la Gazzetta dello Sporco. Non ha avuto nemmeno il coraggio di dire Allegri ha rifiutato. Nemmeno questo ha detto. Cioè, l'hanno rimasta sospesa questa notizia. L'hanno rimasta così che galleggia, o che svolazza, questa notizia. Questa figura di merda che hanno fatto e non è l'unica. Ormai la Gazzetta, che pensavamo anche odiandola di essere un po' quella che quantomeno dava notizie reali, è diventato il bollettino delle fake news che naturalmente si allinea a al mare nostrum della schifezza umana e quotidiana e giornalistica che circonda l'Italia pallonare non solo, ma la cosa più grave, e lo dico soprattutto ai sostenitori della Juventus e degli altri, me ne frega, è che purtroppo abbiamo questi youtuber. Cioè questi che fanno i video, come me, i quali leggono una notizia, un nome sulla gazzetta dello sporco, vanno a fare subito il video. Cioè come esce un nome nuovo, vanno a fare il video. Cioè ma si può essere così truffaldini intellettualmente? Si può essere così truffaldini intellettualmente. Ma cosa c'è di più bello? Che uno vede una notizia ufficiale e la commenta. E questo, secondo me, è il ruolo dello youtuber, l'approfondimento. Altrimenti diventa un lavoro giornalistico ma fatto di copia e incolla. Per cui nemmeno si diventa giornalisti ma copia e incollisti. Però voi mi potete dire, in questo modo questi fanno i soldi. Eh sì. Pure i truffaldini fanno i soldi. E truffano. Ma hanno un poco di amor proprio. Hanno un poco di autostima. O quando gli arrivano i soldi sul conto in banca il 21 di ogni mese. Questi si mettono a ridere su come hanno preso per culo tutti coloro che gli hanno fatto guadagnare quei soldi. Ma io penso, colpa o Gobbo, per esempio. Ma colpa, a chi non se ne va un po' più in ferie? Notizie? Non ce ne sono. Parla della fascia sinistra, cioè colpo Gobbo. No? Uno che di calcio capisce come io capisco di aeronautica militare. La fascia. Ma sa cosa significa la fascia, ma perché colpo gobbo sa che cos'è l'interscambio di ruolo, la sovrapposizione, la diagonale, l'accorciamento e l'allungamento, la doppia fase. Mica sa queste cose colpo gobbo che si mette a parlare della fascia sinistra, passa quei dieci minuti perché lui fa dieci minuti, no? I primi, i primi due o tre minuti ha giocato a pallone perché io non me lo sto sentendo perché io voglio vedere a che punto di truffa. Ai, ai, ai suoi follower questo arriva, perché io credo, è una truffa intellettuale, perché no, io credo che non si può prendere per culo il telespettatore se non si ha un contenuto serio. Perché si chiama contenuto? Perché deve avere quantomeno un filo logico di sostegno all'argomento. No, come fa che Silvello Magno apre il giornale, la Juve tratta Frattesi, la Juve ha preso Frattesi, arriva Frattesi, poi fa la carezza al cano, gli dice ah, la cantilena, mi fa due saluti e finiscono i di dieci minuti. Colpo gobbo, nei primi 3-4 minuti, racconta la sua vita: a mo' di calciatore, che ti dolori che ha preso la botta alla spalla. Cioè, voi o Piuttosto YouTube paga uno per dire che ha preso una botta alla spalla, poi parla della fascia sinistra. Naturalmente, quando arriva dalla fascia sinistra, io ho chiuso perché non si può ascoltare, cioè mica mi mette a sentire le stupidaggini di colpo gobbo piuttosto di quelle di Stilvello Magno Ma io mi rendo conto dove vogliono arrivare, cioè fino a che punto perculano la gente. Vedete, anche lo stesso Zuliani. Se non ha un argomento da motivare, non, non lo fa il video, perché non è obbligatorio. Lo stesso Balzarini, che anche lui fa quei 6-7 minuti, racconta del figlio, racconta della moglie, racconta di questo, racconta dell'altro, senza dirvi, eppure lui si è fermato un po', laddove non c'è la notizia è inutile volerla inventare. È inutile voler amplificare le cacate della gazzetta dello sporco, piuttosto che del tutto sporco, che sulla vicenda mercato non può essere proprio preso in considerazione. Dicono migliaia di bugie al minuto, non sono credibili, però hanno creato la loro villa al mare o in collina, hanno creato un lauto conto in banca. Prendendo per culo la gente con questa fiera dei sogni che è il calciomercato. Che è un obbrobrio, è una truffa totale di bugie, è un circo di bugie. Cioè, non, fatelo per voi stessi, chi mi sta ascoltando, fatelo per voi stessi. Non cedete alla loro pochezza nel momento in cui vi dovessero raccontare delle cose serie andate subito ad ascoltarli. Ma quando vi parlano del calcio mercato, chiudete, vi stanno dicendo bugie. Quelle trattative che loro vi raccontano non sono mai vere, mai. Non esiste proprio una cosa del genere. È fuori da ogni logica. totalmente fuori da ogni logica. Io voglio capire che Paolo Berlusconi esce in, con un virgolettato e dice la Juve sta trattando Palladino, ma è Paolo Berlusconi, proprietario del Monza, editore de, de, del giornale di Libero. E allora bene, c'è la notizia, va commentata, va confrontata. Ma se uno di questi diciamo scanza fatiche per là per pedu qua per sotto per tu sopra. Uh, Miceli, ce n'è uno che sta a Sky, che parla tutto, che mo si è messo su, su su TikTok. La juve spiega perché uno è confermato, non è confermato. Cioè, poi, ma la cosa più squallida è che fanno vorrebbero far capire che loro hanno i contatti con gente dirigente della Juventus e quindi sanno la notizia. Ed è quella la truffa maggiore. Perché quella è una truffa nella truffa. Cioè non ascoltate più, rendetevi conto come quando ci sono le partite. Quando ci sono le partite di calcio e voi andate allo stadio, la vedete la partita, non ve la racconta nessuno. Quindi vi fate voi un giudizio, siete voi telecronisti di voi stessi. Quando invece siete davanti alla televisione, il telecronista, lo faccio pure io questo lavoro, quindi vi dico subito che vado contro le stesse mie posizioni, il telecronista cerca sempre di imporvi la sua idea e quindi vi devia per cui voi co come regola dovreste abbassare il canale e vedervi la partita e farvi voi un concetto di quello che si è verificato in campo non so se ho reso l'idea su questo spero di averla resa l'idea Tuttavia è chiaro che tutti voi, secondo me, dovreste gestire nel migliore dei modi questa diciamo, messa di, uh, di, di, di notizie, vagliarla, ma reagire. Reagite, rispondeteli, rispondeteli. Cioè io non riesco a, a capire né a valutare come si può fare a prendere una notizia della Gazzetta dello Sport, fa un nome, frattesi, diciamo frattesi, la Gazzetta dello Sport, dopo un mezz'ora tutti i youtuber già hanno fatto la, 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 um, il video, frattesi la Juve, la Juve vuole frattesi, la Juve vuole frattesi, frattesi. cioè una cosa squallida, cioè vanno a leggere i giornali e poi ritengono di aver avuto la notizia chissà da chi, ma l'hanno letta. e vorrei chiudere questo contenuto proprio con Frattesi. Come avete letto nei titoli. Frattesi è un'altra bomba ad orologeria. Un altro uomo mercato costruito come Locatelli. Per far alzare il prezzo. Io odio il Sassuolo, il Sassuolo mi fa schifo. Ve lo dico apertamente, perché è come l'Udinese di dieci anni fa. Impacchettava bidoni e li dava. Alla Juve dietro un Motta, un Isla, un Pereira. È un, non è, non è, qualcuno è uscito anche buono. Sanchez, per esempio, che poi ha giocato anche con l'Inter, fu un giocatore che andò benissimo. Su Sanchez Conte se ne andò. Poi un giorno vi dirò com'è quella vicenda perché la so benissimo. Proprio su Sanchez, quando se ne andò. Detto questo, il Sassuolo oggi arriva la notizia ufficiale che l'allenatore in seconda di, della, de, del Sassuolo sarà nello staff di Allegri, alla Juventus. Almeno quella notizia di oggi. Ma frattesi, è come Locatelli. È un giocatorino di 8, 9, 10 milioni di centrocampo magari anche dinamico, ma non di più una buona riserva. Cioè stanno confiando talmente questo frattesi da portarlo chissà quanti soldi. Cioè, per dirla in tutta la sua interezza, non è Barella che ha giustamente un mercato di 60 milioni, il miglior centrocampista italiano è Barella. Non può essere Barella. Ma questo è uno... Marella è uno che ha vinto gli europei, ha fatto la finale di Champions, ha vinto un campionato con l'Inter, cioè ha, un, ha già una carriera ben formata. È un buon giocatore, sta sulle palle perché mi sta antipatico più di qualsiasi altra cosa, ma è il miglior centrocampista italiano. È inutile eh, volerlo negare. Ma Frattesi è pari a Locatelli, è una buffonata di calciatore, è una buffonata e questo Sassuolo che si vuole mantenere sui. Uh, su, diciamo, sui soldi delle squadre italiane eh, francamente io spero che la Juventus se lo prende lo prenda a 8-9 milioni pagabili magari in 3-4 rate ma francamente non spenderei più di 8-9 milioni per questo frattesi, ve lo dico apertamente senza peli sulla lingua è un giocatore che mi intriga pure, pure. ma io credo che il Sassuolo che è una società di truffaldini, una società di imbroglioni, è una società vergognosa, e poi io vorrei vedere: quest'anno la Juventus come farà il mercato? Sono molto curioso dopo le plusvalenze e dopo aver immesso nel mercato di liquido 700 milioni in questi ultimi dieci anni, 7, quasi un miliardo di liquidi senza plusvalenze. Comprando giocatori in tutte le squadre, dai Guain a Bernardeschi a Chiesa, passando per Pianic, Hernanes, Spinazzola e tanti altri, poi non mi vengono, pagati cash. Vlaovic, pagati cash. Senza fare plus valenze, senza fare un tech te dam anche peraltro molto, molto diciamo particolare e consentito. E poi la questione dei diritti televisivi di cui vi parlavo l'altro giorno, ebbene la Juventus è quarta, per cui le disdette che ci sono state e ci saranno ancora hanno avuto un certo peso nel mercato e perché la Lega ha dovuto nominare un commissario ad acta, cioè De Laurentiis per trattare i diritti televisivi ci sarà una motivazione perché? perché lui, De Laurentiis è proprio un osso duro sui diritti televisivi e lui è esperto in questo. È adesso che arriverà l'annata eh, calcistica dove sì e no la Juventus farà i suoi abbonamenti allo stadio ma non saranno come gli altri anni e non ci sarà la Champions League per la Juventus, voglio vedere chi va, si va a abbonare a chi ha i diritti di Champions League. La devono far vedere eh, gratis perché altrimenti se la vedono loro... Il pallone così crolla perché l'hanno troppo fatto indugiare sulle televisioni e sui fondi delle televisioni. E in questo la Juventus costituisce un ampio scudo per la Lega, per la FGC, per tutto il sistema. E se i tifosi della Juventus continuano a non abbonarsi, a disdire quello che hanno, e chi ce l'ha ancora un figlio di zoccola? Lo dico apertamente, chi ancora dà soldi al sistema, un figlio di buona madre. No? Beh, che ci le diciamo le cose come ne penso. Io credo che eh, piano piano devono nominare più commissari, e il lavoro di De Laurentiis, in questo senso, deve essere molto eh, opportuno. Io ho molta fiducia di De Laurentiis perché è un grande presidente, uno che sa valutare i propri diritti, al di là di come, come nella situazione di Sarri, ora di Giuntoli e di Spalletti. E, quindi, e in altri, tanti altri casi. Quindi è giusto che De Laurentiis abbia in mano lui il pallino ed è stata una scelta opportuna della Lega nominare commissario al rapporto con eh, i diritti televisivi questo stesso eh, De Laurentiis. Per cui, vedete, ognuno di voi, mi riferisco soprattutto ai tifosi della Juventus, deve capire che non dando soldi al sistema si mette in crisi quel sistema che vuole la Juventus presente ma afflitta. E allora devono essere i tifosi della Juventus la vera afflizione del sistema, i tifosi della Juventus devono ribaltare la situazione. Dobbiamo dire questo. Altro che la fascia sinistra piuttosto che eh, l'acquisto di qua, l'acquisto di tutti. Adesso si vogliono buttare nel calcio mercato perché si fanno clic, cloc e cape cazzo. No! È ora di parlare, di aprire gli orizzonti, di parlare di altro, sempre in prospettiva. Juventus contro il sistema, per quanto mi riguarda. Ora, con il calcio in stand by per la sospensione dei campionati, con l'arrivo diciamo, di questi due mesi in cui non si giocherà a calcio, per fortuna devo dire ci dobbiamo disintossicare. Grazie soprattutto alla vittoria del Manchester, squadra di ladri, ma lo dico apertamente: eh, da queste tossine che abbiamo accumulato quest'anno lasciamo stare sti il calciomercato perché poi si divertono a fare i pedullai di marcio i miceli cioè ora si trasformano con i loro youtube no si trasformano tutti in pedullai peduquà vogliono fare il calciomercato senza avere nessun contatto con nessun procuratore con nessuna società con nessuna agenzia vogliono fare il calciomercato mercato su youtuber questo è colpo grosso questo è chinoscio questo è stilvello col gatto in mano cioè gente che vi percura allora se voi siete affezionati a questa gente dategli pure il click mettetevi pure a ridere quando parlano eh, fate scattare loro i soldi però non dategli credibilità perché il calcio è un'altra cosa e, e cioè la vera notizia è se uno dei pseudo esperti di mercato Indovina la notizia. Quella è la notizia ormai. Non che, perché ormai non indovinano nessuna più. Non ci prendono mai. Quando esce una notizia di un giocatore nessuno l'ha detta. Cioè fanno una rovuta popolo, fanno rumore talmente tanto da fottervi i click. E mi riferisco a tutta l'area giornalistica piuttosto che iuberti, come si dice, degli youtuber ubertilistica, Vediamo questo termine, perché francamente, io mi metto nei loro panni, ho vergogna io per loro. Ma totalmente ve lo dico. Perché come prendono per culo la gente, no, nessuno. Manco i napoletani, quelli più, diciamo. La Napoletano è un grande popolo, però sa, sapete, la furbizia napoletana è, è molto famosa, nemmeno. cioè, loro sono più bravi dei più furbi napoletani: Silver Magna, eh, Colpo Grosso, Colpo Gobbo, eh, Ulchinosci, poi ne escono tre o quattro. No, francamente, c'è cioè, gente, poi si confronta: Romeo Acresti. Gente, che poi si mettono insieme se la cantano e se la suonano, fanno soldi e fanno soldi sul niente, dicendovi niente, dicendovi fesserie, bugie. Allora io non è che io attacco frontalmente, come vengo attaccato frontalmente, ma dico la verità, perché questa è la verità. Un'altra cosa è Ansim che lo fa per, per professione diversamente. Cioè Asi ti fa credere cose che non sono vere, ve te le fa credere, ha fatto credere a tutti di essere un tifoso della Juventus, e su quella crede, credenza ci, ci, ci sta guadagnando soldi a palate. Ci ha saputo fare, naturalmente, per chi vuole farsi poi imponire, perché questi personaggi giocano. Sul, sul masochismo di ognuno di voi, sull'autofrustrazione di ognuno di voi, come vi la frusta? L'autoflagellazione perché chi va a sentire AFSI ah, si, si autoflagella, chi sente colpo grosso che non dice niente, io vi, vi giuro: quando, leggo, quando esce un video di colpo grosso, vado a vedere almeno qualcosa, fammi vedere se dice qualcosa, se è riuscito a recuperare qualche notizia, come sento, 2, 3, 4 minuti, devo chiudere. Ma perché? Perché davvero questi qua non eh, perculano tutti quanti. Ma poi quello stilvello magno che apre i giornali, la, 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 leggi i giornali, di, di canza la canzonzoncina, se ne va e se è fottuto 15, 20, 30 euro a video. Ma vogliamo scherzare? Eh, o Juventibus, che è un cazzeggiamento mh, totale, sembrano che stanno nei giardini pubblici. Non dicono niente, poi soprattutto quel Moblano che alza la voce. Poi, quando uno sta dicendo magari una notizia buona, il Moblano interviene con la voce alta, o poi la discussione va da una parte, quando interviene Zambini, la discussione vira e va tutta dall'altra parte. Tutta... Cioè io... Ma questa è la Juve? No! No! Non è possibile che sono questi i narratori. Non è possibile, allora ecco perché, giustamente, nati per vincere, che secondo me senza nulla togliere a nessuno è il migliore di tutti, perché lui parla di pancia: si può essere o non può essere d'accordo, è quello che c'entra sempre l'argomento. È chiaro che nati per vincere, poi esalta Carlo Onesti, non ho avuto modo di ascoltare quel video di Carlo Onesti, ma devo andarlo ad ascoltare, è perché Carlo Onesti rappresenta un'eccellenza eh, straordinaria. Allora se noi dobbiamo augurare a questi youtuber, chiamiamoli così, che guadagnano i soldi, eh, diamogli la, la, la click, facciamoli, però francamente non diamo la loro credibilità perché che so' pazziarella. Cioè se vanno a fare youtuber invece di andare a rubare o a drogarsi o che so io, a fare atti delinquenziali, fanno bene a fare youtuber, è un lavoro pulito quantomeno, non come i quattro che hanno in maniera vergognosa ha ucciso quella bambina e eh, meritano tutti e quattro l'ergastolo secondo me però dico che questi qua diamo loro per la loro bontà d'animo e diciamo e per essere ragazzi seri diamogli il click ma non li crediamo perché francamente colpo grosso ma se vuole un sardagnuolo venire a perculare l'Italia con delle stupidaggini facendole credere facendole passare poi per opinioni anche condivisibili francamente no mi fermo mi blocco reagisco perché quello ha 80.000 follower e francamente su 80.000 follower non può essere deviata una discussione un, non ci può essere una deviazione una stortura della verità come invece stanno facendo loro ecco perché credo che nati per vincere è l'optimum per quanto riguarda gli uh, youtuber bianconeri perché è quello che dice la verità. Con quel modo anche, diciamo, grezzo ma piacevole di sentir dire la verità, perché quello dice la verità. Poi oh, io ne apprezzo anche tanti altri, per carità, fanno il loro lavoro, ma quelli che perculano la gente e che prima criticano i giornalisti e poi si vogliono trasformare in giornalisti come quel Luca Gramellini, mamma mia. Mamma mia, che presa per culo quello lì, quello davvero? Eh, diciamo il click lo non, vor, non dico lo estorce perché non lo estorce Ma lo, non lo so, cioè, come fai Tu leggi una cosa, va a fare il video, e poi sostiene che gli hanno dato la notizia. Ma notizia a che? Vai a lavorare, vai, vai, tu dici che gira l'Europa, gira l'Europa ma non date credibilità a questa gente la credibilità è il vostro stesso pensiero perché voi che mi state ascoltando ne sapete più di me più di Colpogrosso più di Chinoscio più di Silvello col Cagnolino più di forse più di Barzellini. no ma Balzarini poi dà la, la, la notizia ma la, la devia Giuliani quando la notizia non ce l'ha, non apre vangolo YouTube. E sapete che nei comuni di Giuliani sono mal posto, eh? quindi immaginate, però non posso dire che Giuliani, eh, racconta, eh, Giuliani racconta cose poco serie su Allegri, ma sul resto poi eh, diciamo, il lavoro lo fa bene, come vi ho detto già in altre circostanze. Non è che prende un giocatore, io non ho sentito mai Giuliani, eh, a fare un video per un acquisto pseudotale della Juventus. Quindi questi personaggi sono davvero uno schiaffo alla Juventus e io credo che sono il marcio della Juventus. Nel sistema totale rappresentano un po' il marcio. E quindi ritengo che voi follower ne sapete più di noi, ma molto più di noi perché voi siete. Comunque, persone che fate st la stessa azione nostra, cioè andate a vedere i giornali, cioè il circolo è quello. E allora questi, perché si devono spacciare per eh, gente che sa le notizie e per cularvi? No, guardate a me: quando uno vuole prendere in giro il prossimo, trova un autentico nemico, per quanto mi riguarda. Un autentico nemico. Quindi lasciatemi esaltare. Uomini come Gianni Bianco, come nati per vincere, come Roberto della Germania, cioè gente che realmente quando fanno un video lo fanno con il cuore, lo fanno di, di impeto, di impatto, lo fanno a pro Juventus, non pro se stessi. E allora sono questi quelli che piacciono a me, ma mi sto dicendo la mia opinione. Poi ognuno di voi è libero di andare dove vuole, però dovete sapere che questa è la mia verità e non so fino a che punto vi piace. <ride> vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicco ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno, ma anche a fare un commento se lo ritenete ancora più opportuno. La prossima!